Quello di cui parliamo adesso è il vostro sussidiario delle elementari rivisitato. Come ebbe a dire un signore che ci giudicava in un progetto europeo, ci disse: ma queste cose io le ho viste nel mio sussidiario. E allora da allora la mia missione è stata dimostrare che sì, sono le stesse cose che c'erano nel sussidiario, però noi attorno a quelle cose ci facciamo anche qualcosa di più. Questa è un'immagine storica del ciclo idrologico, l'ho rappresentata appunto come in forma di ciclo, è storica perché fu prodotta da Orton, che è stato forse il più grande idrologo nella prima metà del 1800. E come vedete qui ci sono tutti i vari elementi, adesso non sto ad elencarli tutti quanti, si può partire dalla pioggia per esempio che cade sulla superficie, poi ci sono processi che si chiamano di ritenzione superficiale della precipitazione e di intercettazione, poi c'è l'infiltrazione che causa l'acquisizione di umidità del suolo per esempio, e poi l'evaporazione dei suoli, oppure la traspirazione delle piante se l'umidità del suolo viene acquisita dalle piante e poi viene traspirata. Una parte della ritenzione dell'acqua superficiale va direttamente in deflusso superficiale, oppure ruscellamento superficiale, è una parola inglese che userò anche molto, runoff, sta per ruscellamento superficiale. Siccome parte dell'acqua rimane sulla superficie liquida, questa parte dell'acqua viene evaporata dalla superficie liquida, quindi anche come forme di evaporazione noi ne abbiamo almeno tre, una dalle superfici liquide, una dai suoli e una dalla traspirazione, dovuta alla traspirazione della pianta. Anche noi animali traspiriamo, ma questo lo trascuriamo nel nostro bilancio. E una volta naturalmente la traspirazione riporta l'acqua direttamente in atmosfera, ma invece il ciclo si può allungare molto di più sulla superficie terrestre quando l'acqua ruscella, perché va a finire in laghi, in fiumi, in mari e poi evapora di nuovo. Ciascuno di questi elementi può evaporare in realtà. Quindi abbiamo immagazzinamento dei canali, cose di immagazzinamento degli oceani. Il ciclo dell'acqua attraverso, a seconda di che strada prende, può durare pochi secondi o migliaia di anni. Cioè una goccia d'acqua che cade oggi può ritornare in atmosfera dopo 10.000 anni. Se voi fate un buco nel terreno di qualche metro e andate a vedere qual è l'età dell'acqua, di quell'acqua che si trova a qualche metro, l'età media non è un giorno, è dell'ordine dei decine di anni. Tanto per fare un esempio. Quindi in realtà nell'esplicare tutte queste forme ci sono poi una varietà di scale temporali coinvolte e anche di scale spaziali, come potete immaginare, sulle quali però non mi soffermo. E tutto poi ritorna in atmosfera e tutto poi di nuovo cade. Quando sono partito dicendovi pioggia, però in realtà il termine più generale è precipitazioni, che può essere pioggia in varie forme, neve, grandine, lì poi sono conosciute anche delle forme intermedie tipo la nebbia, ci sono certi ecosistemi che vivono solo sulle acque accumulate attraverso le nebbie, per esempio, su in territori in cui altrimenti piove poco. E tutto questo naturalmente va ad arricchire la vita che c'è sulla superficie, che c'è sulla nostra superficie terrestre. Magari alla fine faremo una cosa di questo tipo. Un lavoro relativamente recente, anche se per voi il 2006 è un'epoca remotissima, ma per me è un'epoca recentissima, è un lavoro relativamente recente apparso su Science, quindi uno dei giornali, diciamo, di scienza generalista, però i più importanti che ci sono al mondo, è questo di Occhi e Canale, in cui rappresenta il ciclo idrologico. Questa è grosso modo l'immagine che voi avete visto nei vostri libri delle elementari o delle medie, no? Però ci sono alcune differenze sostanziali che magari poi cercheremo di vedere assieme.
Per illustrarvi però quello a cui siamo interessati, partiamo da una solo una porzione di questo di questa cosa. Intanto, quanta è l'acqua che cade sulla terra, complessivamente sulla terra in un anno? Questa acqua è 111.000 km cubi. Di questa dice 98.5 km cubi sono grosso modo acqua. Il rimanente è neve. Parte di questa torna indietro come evaporazione e traspirazione, lo abbiamo visto nella slide precedente. Quanta di questa parte di 111.000 km cubi, 65.500, torna indietro come traspirazione e evaporazione nelle sue varie forme? Quindi la maggior parte del ciclo idrologico è subito evaporazione, in un certo stadio è sempre evaporazione. Però l'evaporazione ha la sua importanza. Se però noi limitiamo la nostra attenzione, come stiamo facendo, ad una superficie continentale, cioè sul continente, una parte dell'acqua che è caduta sulla nostra superficie continentale non va in evaporazione, ma va per esempio nei mari. Questa parte costituisce 45,5 km cubi all'anno, migliaia di chilometri cubi, scusate. La maggior parte di questa è data dal flusso dell'acqua dei fiumi, e il flusso dell'acqua dei fiumi in realtà è una parte importante, perché quest'acqua che scorre nei fiumi di per sé è la parte di risorsa rinnovabile attribuibile al ciclo idrologico. L'altra parte di acqua, quella che per esempio si ha nelle falde, non è di per sé una risorsa rinnovabile, perché mentre l'acqua che scorre nei fiumi poi ritorna nei fiumi, l'acqua nelle falde è acqua tra virgolette fossile, che ha migliaia di anni, quindi quando noi la utilizziamo, come stiamo facendo anche qui a Trento, ma come si fa ovunque nel mondo, si scava un pozzo, si prende l'acqua, quell'acqua è arrivata lì, è dovuta al clima di migliaia di anni fa. Tutti questi valori sono approssimati, perché 45.5 più 65.5 fa 66.5 fa 111 chilometri cubi, scusate. Se fosse così, il ciclo idrologico sarebbe chiuso. Una parte cade, una parte va in evaporazione, una parte va fuori nel flusso superficiale e non resta niente. In realtà resta dell'acqua dentro anche il suolo, per esempio. Quindi in realtà, se noi andiamo a guardare meglio quel grafico, e poi magari ve lo dovete guardare da soli perché è piuttosto complicato, si riconoscono dei sottocicli in cui parte dell'acqua rimane per un certo tempo all'interno di uno degli elementi che la compongono. Tutti i valori precedenti, però, la rivista qual è? Science. Science è, come dire, un'alfiera della scienza, no? Però questi dati sono certamente approssimati. Tanto approssimati che, per esempio, un lavoro qui del 2014, 5 anni fa, ha mostrato come una certa parte del ciclo idrologico, cioè che cosa mancava per esempio dal ciclo idrologico di prima? Mancava nel deflusso delle acque sotterranee, e questo studio mostra che 2/3, più o meno 2/3 o anche di più, fino a 3/4, dell'acqua che va all'interno dell'oceano Atlantico, in questo caso dalla costa del Sud America, è dovuta ad acque sotterranee, che nello studio di prima non c'erano. Quindi in realtà ciclo idrologico, noi sappiamo dare i numeri, ma sono molto approssimati, ci sono alcune cose che ancora noi non conosciamo bene. E l'idrologia, uno degli scopi dell'idrologia è quello di dare questi numeri con maggiore accuratezza, perché
intorno a questi numeri si gioca gran parte della vita degli ecosistemi e gran parte della vita della nostra vita. In effetti, se voi guardate questa immagine, in che cosa differisce rispetto a quella che magari avete visto all'elementare? Ci sono degli elementi che di solito non sono presenti. Un elemento, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Case. Come? Case e industrie. Esattamente, le case. Qui ci sono, e anche l'agricoltura, c'è una parte di interazione del ciclo ecologico con l'ambiente costruito umano, di cui diciamo 30 anni fa non si faceva neanche caso, ma adesso molti colleghi sostengono che noi non siamo più siamo in una nuova era, siamo nell'antropocene, in quell'epoca in cui l'uomo è diventato un controllore globale del clima e anche del ciclo idrologico. In parte di questo controllo è evidente qui in alcune analisi in cui cioè l'acqua invece di cadere su una foresta per esempio cade in una città e viene usata all'interno di una città per usi legittimi, noi che beviamo, io prima sono andato in bagno, mi sono fatto una bella bevuta di acqua, una cosa non ho fatto scontata in molte parti del mondo. E quindi questo ciclo idrologico che noi conosciamo sì nelle sue forme generali fin dal 700, fin da Dalton, che fu il primo in qualche modo a dire che l'acqua costituiva, l'acqua delle precipitazioni era sufficiente a spiegare tutto il movimento che poi si osservava, non è che ci fossero delle caverne come sostenevano gli antichi greci da cui in qualche modo l'acqua uscisse, ma questo era frutto delle precipitazioni precedenti, lo sappiamo quindi da un paio di secoli, ma adesso lo andiamo a sapere e a delineare con maggiore accuratezza anche localmente, ed è un po' questo il compito dell'idrologia.